dimmi quando tu verrai. Prima di vedere Torre Gianni che fa il suo solito aggiornamento ciclico fino a Natale, vi ricordo che il 4, come vedete, il 4 e 5 ottobre a Reggio Emilia c'è un corso di analisi e trading con i cicli che terrà Torre Gianni e Sartorelli, un giorno di teoria la domenica, il 4 ottobre, e un giorno di pratica con mercati aperti. Quindi se volete iscrivervi basta che scrivete o guardate sul sito di torregianigiuseppe.com o sul mio sito www.investimentivincenti.it. Lì ci sono tutte le informazioni, noi vi aspettiamo. Abbiamo circa 50 posti, già la metà sono andati, in pochi giorni sono andati la metà dei posti. No, sono 30, 30 posti sono già andati. A 30 siamo già arrivati. Sì, siamo già a 30 più perché qualche ospite, abbiamo la stampa anche questa volta. Abbiamo pure la stampa. Sì, abbiamo la stampa. No, perché c'è da dire perché vengono a noi. Intanto perché non siamo dei scalzacani, insomma. No, non siamo, siamo i peggiori che ci sono. Non siamo disperati, però facciamo pagare poco. Siamo i peggiori che facciamo ci pagare sono, poco. Però facciamo pagare poco e siamo onesti. E siamo, diciamo questo, quello che sappiamo, quello che sappiamo lo diciamo. Sappiamo, poi possiamo sbagliare, ma almeno non raccontiamo palle. Ecco. Diamo quello che sappiamo. Quindi, di noi. Però quello di solito noi facciamo sempre le nostre 40-50 persone. Ma e no, vi aspettiamo. Vorrei mettere sempre la gente in condizioni, come ho fatto il sito, come l'abbiamo fatto, mettere sempre la gente in condizioni che tutti ce lo possono permettere. E credo che 200 euro la gente ce lo possa permettere, se è una cosa, ecco. Se gli interessa. Da meno danno che 4 punti di DAX. Sicuramente. E che comprare dei cover war come qualcuno so dei miei che non nominiamoli, non nominiamoli. Va bene. Quindi 4-5 ottobre, niente, ricordo Reggio Emilia. Vi insegnerò a vedere, indovinare gli strike. Che è un mio metodo. Pensatore di Torre Gianni, che però oggi lo vedo un po' cupo. Oggi è il 17 settembre, siamo verso le 18, quindi alcuni mercati già hanno chiuso e vedete che Torre Gianni è un po' serioso e quindi gli chiediamo subito perché, come mai. Buonasera a tutti. No, sono preoccupato perché avevo dato nel video scorso delle indicazioni che a volte per chi non è del mercato, chi non sa fare i future o chi non conosce i cicli come noi insegniamo nel nostro corso, vado a interpretazioni erronee. Io ho cercato già, vieni un attimo che ho fatto vedere, in prima pagina di spiegare alcune piccole differenze di cosa è successo. Vabbè, poi se lo rivedono. Sì, comunque sul sito c'è perché questa è la parte libera, no? Sì, è la parte libera. Ho cercato di correggere. Quindi qualcuno ha comprato delle put e sono preoccupati. Allora, vediamo di spiegare cosa è successo in borsa. Allora, visto che io sono un esperto di opzioni, anch'io ho comprato delle put, basta. Vai a scadenza dicembre. Sì, ottobre che dicembre. Noi abbiamo messo scadenza dicembre perché io avevo detto di comprarne qualcuno a scadenza dicembre perché in ogni caso il tempo non cambia e il ciclo intermedio terminerà per la data a cui abbiamo dato. Puoi mettere in pausa un secondo? Ecco, si allora, parlava di date, ci sei? Sì, parlava anche di l'altra volta si parlava. Allora, oggi siamo a 51 giorni, ne abbiamo 17, ci siamo? Aspetta, concordiamo bene, ecco, 17 settembre. 17 settembre, contiamo 52. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. E si va a fine settembre. 60. Guardate. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. E siamo già a 70 giorni. E già lì potrebbe essere una buona fine. Calcoliamo 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77. L'altra volta l'avevo dato qua sul bollo uguale. Questo l'avevi segnato proprio l'ultimo l'altra volta, quindi per me non cambia. Metti che invece di 78-79 duri 82-83 come l'altra volta che è durato 87, perché molto in salita, termineremo qua, datemi una settimana in più, 5 quindi giorni. Verso però fine ottobre al massimo. Il tempo, eccoci qua, allora, ci siamo riseduti. Allora, detto questo, il tempo come vedete non è cambiato. Cos'è cambiato? Che io pensavo, quando eravamo a questo livello, a quota 5.400 e 50 di aver fatto il massimo, invece il mercato è sceso un attimo che avesse cominciato la piccola discesa. Avevo visto un brutto segnale perché il mercato aveva rotto, guardate un attimo. Allora, intanto aveva rotto, diciamo, questi sono dati giornalieri. Sono dati giornalieri. Quindi ogni puntino un giorno. Eccolo qua. Qua nella prima fase, per chi non l'ha mai visto il primo video, ma potete rivederlo.
e sono 87 giorni del scaduto 13 luglio, quando il mercato ha iniziato la prima salita, il primo intermedio, questo è il secondo intermedio che finirà con un semestrale. Ora l'altra volta, quindi, no, ricordiamo una cosa, pensavo che semestrale vuol dire che finisce un ciclo trimestrale, un semestrale, quindi il ribasso dovrebbe essere un po' più forte. Un po' più forte. Però il mercato è molto in salita, vediamo un attimo sugli 10 anni, vediamo che è molto in salita. Sempre il DAX. E quindi essendo partito un primo anno di un ciclo a 5 anni, è chiaro che anche la seconda parte è molto forte, ma pensavo in ogni caso, visto la debolezza del mercato sulla prima fase che ha fatto 15-20 giorni di discesa, che anche questa parte semestrale, vabbè, non verrà giù così violentemente, avrà degli alti e bassi, poi cazzeggerà un po', ma scenderà nel tempo corretto. Invece il mercato ha continuato e fa dei nuovi massimi. In ogni caso, oggi siamo a 51 giorni e lui ha entro 80 deve chiudere, 80-81, come abbiamo visto prima. Poi vi dico dove deve chiudere. In ogni caso chiuderà tra i 5.050 e i 4.007. Perché se fa una discesa anche così violenta, nessuno può dire che il mercato non sia stato un mercato in salita nella prima fase. Rivediamo un attimo. Mantiene la forza, del trend azzista, perché se lui adesso chiude qua il primo semestrale, è chiaro che poi riparte. Quindi rivediamo. E che chiudere in semestrale ci può stare, esatto, in base all'esperienza passata. E ci può stare. Direi tra questa fase, come minimo 5.050 lui chiude. 5.050, quindi sono più di 600 punti. Per questo tu hai detto di comprare le put. Per quello, avevo detto di comprarne qualcuna e io le accumulerei pian piano fino a 10-12, non di più. Però non tutte subito, pian pianino, no? Ogni massimo che fa, che costeranno sempre meno, in maniera che le medierete e vedrete che come minimo se vi va male fate pari, altrimenti raddoppiate, quindi non è male, alla fine vedrete che poi, credeteci che dovrebbe andare così. Quindi ricordiamo put scadenza dicembre. A dicembre, avevo detto dicembre, allora avevo detto dicembre per questo motivo, perché non volevamo, tranne fregature varie, perfetto, che il mercato facesse come oggi, che dà una tiratona perché scade domani il trimestrale, che vi fregasse in questo modo. Ecco perché avevo già detto dicembre. Avevo già visto avanti senza volervi spiegare. Visto che io sono un esperto di opzioni, vi dico anche lo strike. Lo strike tra 4.700 e 5.000, ve lo dico io. Io avevo dato, ma sì. Tra 4.700 e 5.000 lo strike va bene, per spendere poco e per comunque prendere arrivare. Io avevo detto 150 punti sotto, che non sarebbe male. Perché costano molto. Però quando si muove, si muove in una maniera... Se uno vuole spendere poco, era per dire... Certamente. Poi in base a quanto una delle... Bene, sulle fasce, e queste sono le fasce nere dove io ho scritto i prezzi.